Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. In questo tutorial vi faccio vedere come fare le piastrelle, le mattonelle grani per un progetto di copertina per bebè. Questo è stato realizzato con uncinetto e filo di diametro più piccoli. Ora vi faccio vedere come si procede. Per fare questo quadretto grani ho iniziato facendo il cerchio magico. Velocemente vi faccio vedere come fare il cerchio magico, però vi ricordo che durante e alla fine di questo video troverete i relativi tutorial con i punti che verranno utilizzati e altre proposte. Per fare l'anello magico io uso adesso il dito perché mi servono poche maglie. Appoggio, metto così il filo, lo giro attorno al mio dito senza stringere, mi serve un po' morbido e vedete qui c'è la X perché porto questo filo, il filo corto da questa parte, il filo lungo lo giro e come vedete creo questa X qui e il filo deve essere morbido. Passo l'uncinetto sotto il primo filo e prendo il secondo, lo porto avanti così e poi torno qui e passo l'uncinetto sotto il secondo filo di nuovo. Siccome sto per fare mezze maglie alte, faccio 2 catenelle e lavoro nel cerchio attentamente. Bisogna prendere questi 2 fili, non solo uno. E quindi adesso vado a fare 11 maglie mezze alte nel cerchio e per lavorare la maglia mezza alta nel cerchio un gettato inserisco l'uncinetto qui nel cerchio, prendo il filo, lo pesco, lo porto qui e poi faccio un gettato e passo il filo attraverso tutte le asole e quindi sto per fare 11. E 11 e per chiudere il cerchio qui vado a unire le 2 estremità qui nella seconda catenella che avevo fatto a inizio giro con una maglia bassissima. Adesso vado a fare questa maglia che non è altro che una maglia nocciolina puff stitch. Siccome in realtà il punto nocciolina sono in realtà maglie alte non completate, inizio con 3 catenelle e qui nella prima maglia faccio ancora 3 gettati, un gettato e carico il filo, lo tengo sull'uncinetto, secondo gettato, prendo il filo, lo carico sull'uncinetto e terzo gettato, prendo il filo, lo carico sull'uncinetto, faccio solo 3 gettati qui perché ho le 3 catenelle che contano come una maglia alta, quindi adesso faccio un gettato e passo il filo attraverso tutte le asole che avevo sull'uncinetto e 1 catenella per la nocciolina, ma siccome io ho bisogno di spazi, ne faccio 2 e adesso da ora in poi in ogni maglia vado a fare 4 gettati. Chiudere con un gettato, passo il filo attraverso tutte le asole che avevo sull'uncinetto, 1 catenella per la nocciolina e una che mi serve per lo spazio che devo creare qui.
e continuo in ciascuna di queste maglie. Vado a fare un punto nocciolina di 4 gettati. Ho fatto 3 gettati qui solo perché avevo le 3 catenelle che contano come una maglia alta. Quindi adesso maglia successiva, un gettato, 2 gettati, 3 gettati e 4 gettati. Un gettato finale e passo il filo attraverso tutte le asole che avevo sull'uncinetto, una catenella, 2 catenelle, maglia successiva, un gettato, 2 gettati, 3 gettati, inserisco sempre nello stesso punto uncinetto e 4 gettati e ora un gettato, passo il filo attraverso tutte le asole che ho sull'uncinetto, un gettato per la maglia e un gettato che ho bisogno io, di nuovo un gettato, maglia successiva, pesco il filo, secondo gettato, sempre stessa maglia, pesco il filo, terzo gettato, stessa maglia, carico il filo sull'uncinetto, quarto gettato, stessa maglia, carico il filo sull'uncinetto e adesso un ultimo gettato e passo il filo attraverso tutte le asole che avevo sull'uncinetto, una catenella, 2 catenelle, maglia successiva, primo gettato, inserisco l'uncinetto nella maglia, prendo il filo, lo carico sull'uncinetto e lo lascio là, secondo gettato, sempre stessa maglia, qui prendo il filo, lo carico sull'uncinetto, terzo gettato, stessa maglia, carico il filo sull'uncinetto e quarto gettato, stessa maglia, carico il filo sull'uncinetto, adesso un ultimo gettato e passo il filo attraverso tutte le asole che avevo sull'uncinetto e una catenella per la maglia e ancora una perché serve a me e continuo così in ogni ciascuna di queste maglie, farò un punto nocciolino di 4 gettati, maglia successiva, e ultima nocciolina, 4 gettati, 2, 3 e 4 e adesso faccio le mie 2 catenelle e vado a chiudere qui alla terza catenella che ho fatto inizialmente con una maglia bassissima e adesso se voi volete cambiare colore lo potete fare chiudendo o con una maglia bassissima oppure come ho fatto vedere io con la maglia invisibile e poi iniziate qui, mettete il filo qui e cominciate a lavorare in questi spazi. Io adesso, siccome non voglio cambiare
colore, faccio due maglie bassissime qui, faccio qui nella prima asola, nell'asola avanti da una maglia bassissima, asola avanti, maglia bassissima, e sono arrivata qui al mio spazio e quindi faccio 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto, e questa sarà la mia, sarà il mio angolo, il mio primo angolo, che però non completo ora, lo completerò alla fine. E nello spazio successivo 3 maglie alte, spazio successivo 3 maglie alte, e nello spazio successivo farò il mio angolo, quindi faccio 3 maglie alte, due catenelle e ancora 3 maglie alte nello stesso spazio. Ed ecco il primo, questo è il primo, il secondo angolo è già stato creato, è stato realizzato. Quindi adesso nello spazio successivo 3 maglie alte, e nello spazio successivo 3 maglie alte, e sono arrivata all'altro angolo. Se notate, questo è l'angolo e questo è l'altro angolo. Tra questi due angoli ci sono due gruppi di 3 maglie alte ogni gruppo, quindi angolo 3 maglie alte, 3 maglie alte, angolo, angolo, 3 maglie alte, 3 maglie alte, e adesso sto a fare l'angolo. Quindi 3 nello spazio successivo 3 maglie alte, due catenelle e ancora 3 maglie alte nello stesso spazio, ed ecco l'altro angolo. E adesso nei due spazi successivi faccio 3 maglie alte qua e 3 maglie alte qua, e poi vado a fare l'altro angolo, quindi 3 maglie alte qua, 3 maglie alte qua, perché ripeto, tra un angolo, questo è l'angolo e questo è l'angolo, qui in mezzo ci sono due gruppi di 3 maglie alte in ogni spazio, qui un angolo, secondo angolo, anche qui ci sono due, e adesso vado a fare nei due spazi successivi
da 3 maglie alte in ogni spazio. Ecco le prime 3 maglie alte e 3 maglie alte qui. E adesso vado a fare il mio angolo. Tre maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso spazio. E terminerò qui, unendo, facendo alla fine 2 catenelle e unendo qui alla terza maglia. Terza catenella, scusate. E quindi altre 3 maglie alte. E 3 maglie alte. E 2 catenelle e vado a unire qui dove ci sono le 3 maglie alte dell'inizio giro con una maglia bassissima, o potete fare anche una maglia invisibile qui, stringo e poi vado a chiudere, non è male nemmeno così. E stringo ancora un po' perché qui non avendo. Questo è un colore neutro, quindi va bene sia per maschietti che per femminucce. Il filo va bene perché è morbido. Questo è cotone leggero, estivo. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Fino alla prossima volta. Ciao ciao!